If I hit the switch, I can make the ass pop, stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my pocket. Look here, I need a spot. Hey là ragazzi, sono sempre io il vostro Dicore25 ed eccoci qui per un nuovo video. Questo è una speciale unboxing. Torno a fare unboxing dopo moltissimo tempo. Questa sarà un unboxing veramente veloce e rapida. Cerco di allungarla parlando un po', intrattenendovi, ma alla fin fine questo consiste. Come potete vedere è la statuina di Aidan Pierce Execution di Watch Dogs. E che dirvi, l'ho comprata, spero che si... Vedo il prezzo, adesso zoomo ragazzi, vengo dietro la telecamera e zoomo. Scusate la mia misma, fa freddo e va bene così. Abbassiamo la telecamera con i miei potenti mezzi cinesi. Ok, si vede, 6,99, Watch Dogs Aiden. E tutto questo grazie a Media World. Vi racconto la storia così anche questo permette che si allunghi un po' il video. Ok, ve la racconto così da dietro. Intanto, no, anzi vado davanti e comincio a leggere. Dopo leggo cosa c'è scritto. Vi dicevo, la storia è che io l'avevo vista mesi fa da Media World. Costava 29,99. Da GameStop costava 19,99. Allora tutte e due le volte aspettavo, dicevo, ma no, non voglio spendere così. Poi mi sono deciso, ho detto, va bene, li spendo. Poi mi capita l'altro giorno di venire qua alla Media World con il mio amico e vedo che c'è scritto 6,99, ho detto ma siamo pazzi, la compro subito. Mi sono dirigito alla cassa e l'ho comprata. Quindi ora ragazzi direi di prendere una forbice, lo apro con voi. Non l'avevo neanche disigillato da ieri, l'ho tenuto sigillato per voi. Vi leggo cosa c'è scritto dietro, ci sono varie lingue. Non so se si vede perché io non sto guardando cosa riprende, aspettate che giro la cosa. Ok, sì, si può leggere, ma vabbè non mi interessa. Qua c'è scritto, nell'odierno mondo praticamente connesso a Chicago è trattato il CTOS, il sistema computerizzato più avanzato di tutta la nazione. Per completare la tua visione vendetta, hai tempo di sfruttare i fidati di Hagar per trasformare la città in arma definitiva. C'è scritto, altezza 24 cm, materiale PVC, come sempre. http://witchdogs.ubicom.com 2013 Hacking is your weapons. Il simbolo di Watch Dogs, bellissimo. Io ci ho giocato pochissimo ragazzi, ma voglio riprendere Watch Dogs appena potrò. Ora tiriamo fuori la statuina. Il video, come vi dico, verrà non tanto lunghissimo, ma cercherò di farlo venire abbastanza lungo. Eccola qui la statuina ragazzi. Poi farò una panoramica fatta da me. Perché questo è lo sfondo, lo cartonazzo brutto. E lo mettiamo. Poi cercherò di fare io una panoramica con la videocamera prendendone possesso e faremo una panoramica di com'è la statuina. Adesso provvedo a togliere i sigilli di sicurezza, quelli che permettono alla statuina di non scappare mentre la trasferiscono, perché sennò queste scapperebbero per tutto il mondo. Spero che questo unboxing vi piaccia, anche se alla fin fine non è niente di che, perché l'unboxing di una statuina, cioè non c'è niente di che, non è un prodotto tecnologico, però spero vi piaccia. Eccola qui, questa è la statuina in tutto il suo splendore. Questa è la plasticazza con leghinazzo. Lo poso il leghino. Ora farò una panoramica io con il possesso della telecamera e vi farò vedere com'è. Il video è circa 4 minuti. Scusatemi della lunghezza ragazzi, ma la lunghezza quello è, arriverò al massimo 5-6. La fibbia si muove, bellissimo. Adesso vi faccio una panoramica con il possesso della telecamera. Ok, eccoci ragazzi, adesso ho la videocamera in mano con tutto il cavalletto, quindi non è comodissimo. E facciamo sta panoramica dell'oggetto. Qui, aspettate che tolgo lo zoom. Ok, qui abbiamo la sua pistola di fiducia. Il viso suo sarà sempre fatto male perché i visi degli Stati Uniti non sono fatti mai bene. Qui il cellulare che intento ad agarrare. La piattaforma con il simbolo di Watch Dogs. Questa specie di maglioncino, la giacca bellissima. Il cappellino qua, la fibbia. E anche qua. È davvero fatta bene, non è fatta male. Faccio una panoramica in generale. Per me è veramente bella il colpo d'occhio e starà benissimo in camera mia. Io la volevo prendere già quando costava 20, figuratevi ragazzi a trovarla 7, ho detto è una casa imperdibile, non posso farmela sfuggire. E che dire quindi ragazzi, rinquadriamo il cellulare.
per questo unboxing direi che quindi è finita. Vi ricordo, se volete lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Ditemi che ne pensate del gioco, che non lo so, della statuina, se ho fatto bene a prenderla per 7€. E lasciate un like, un commento, iscrivetevi, condividete questo video con voi, con altri amici. Per questa speciale unboxing è finita. Ci rivedremo in un unboxing un po' più seria, spero. Prossimamente, ah, c'è anche il simbolo sul cappellino. Non si vede perché c'è il gioco di luce male, eccolo. Ci rivediamo per una prossima unboxing e inquadriamo da fuori e da Nicola 25 per l'unboxing di Watch Dogs. È tutto e good luck ragazzi. Ciao ciao.